Allora, per prima cosa facciamo ancora un esercizio abbastanza simile. Ora qua cosa mi aspetterò? Che venga ancora un po' più piccolo, prima veniva pi mezzi, poi poco meno di 0,4 pi, e poi doveva venire qualcosa ancora meno. Non di molto. Non di molto, perché ripeto, tra 0 e 1 in realtà la funzione aumenta un po', da 1 in poi più di 10. Allora andiamo a vedere qua. Sicuramente sulle circonferenze esterne non ho problemi, perché già non avevo problemi con la funzione u su z cubo più 1. Qua la funzione ausiliare qui sarà. Sarà 1 fratto z alla 4 più 1, sì. E anche questa ha tutti i poli semplici. Il problema è che questa qua, i poli dove ce li ha? Le radici quarte di meno 1. Chiaro? Sono i quattro vertici di questo quadrato, di centro vertice. Il primo è 1 più i su radica 2. E poi ci sta l'opposto, puoi cambiare segno sulla 1 delle due. Altre aule immaginate. E otteniamo questo. E quindi che cosa posso fare tranquillamente? Insomma, è inutile farlo tutte le volte adesso. Quando io faccio l'integrale da meno r a r, poi chiudo con la semicirconferenza di sopra, la integrale sulla semicirconferenza di sopra, per avere che tende più infinito, tende a 0, come prima. Quindi cosa avrò? L'integrale da meno r a r, la funzione è pari sull'asse dell'ascisse, fa integrati dx fratto x alla quarta più 1 da meno r a r, due volte integrato da 0 a r, per me che tende all'infinito tenderà a due volte questo integrale qua, e questo deve essere uguale a 2 pi greco di volte per il residuo di f in z1 più il residuo di f in z2, dove z1 è questo e z2 è questo. Allora il 2 lo togliamo, e quindi sostanzialmente dobbiamo andare semplicemente a calcolare questi due residui. Allora il residuo di f in z1 è uguale al limite del z che tende a z1, e qua ci devo mettere z meno z1, e qua c'è z meno z1, z più z1, e z meno z1 con gli altri. Facciamo così. Z meno z1 doppiato, z meno z2, z meno z2 doppiato. Che le radici chi sono? Se questo ho chiamato z1 e z2, questi sono z1 coricato e z2 coricato. Quindi qua sotto ci abbiamo questa roba. Quindi qua quanto mi viene? Allora questo e questo si semplifica, poi devo partire dalle z da z1, quindi qua mi viene 1 fratto z1 meno z1 coricato per z meno z2 per z meno z2 coricato. Uguale. Allora z1 meno z1 coniugato fa due volte
la parte immaginaria. Quindi qua mi viene 1 fratto i radical 2, poi qua quando faccio il prodotto mi viene 0 per 0 che fa 0 quadro, poi qua viene 0,2 più 0,2 coniugato per z, 0,2 più 2 0,2 coniugato fa 2 volte la parte reale, stavolta, quindi qua devo fare meno radical 2z più 1, perché l'ultimo pezzo viene 0,2 per 0,2 coniugato fa. In realtà qua ho trovato, se vi ricordate, in analisi 1 quando facevamo la fattorizzazione x alla quarta più 1, questo era x quadro più radical 2x più 1, e x quadro meno radical 2x più 1. Ok, qua scusate c'è anche z1 e z1, quindi qua z1 e z1 che devo valutare il punto 0,1. Comunque questo è uno dei fattori di z alla quarta più. Quindi qua viene 1 fratto i radical 2 per z1 quadro fa i, qua e qua, ovviamente, per i, poi radical 2 per z1 viene meno 1 più i, radical 2 per z1 fa 1 più i, con meno avanti, meno 1 più i, e poi scusate, qua era più. Perché era più? Come ne so accorto dell'errore? Qua c'è meno, se mi viene 0, perché? Quando vado a fare il secondo pezzo viene meno z2 più z2 coniugato, z2 più z2 coniugato, due volte la parte reale z2 che è meno radical 2, con meno davanti fa più radical 2, e qua più 1, quindi qua mi viene 1 fratto qua viene 2 più 2i, quindi 2 radical 2 per i per 1 più 1. Poi il residuo di f in z2 analogamente viene 1 fratto, come veniva, qua viene 0,2 meno 0,2 coniugato, e poi viene z meno z1, 0,2 meno z1, z2 meno z1 coniugato. Quindi qua viene 1 fratto z2 meno z2 coniugato fa anche qui i radical 2, che stavolta fa 2 volte la parte immaginaria che è uguale a quella di z1, poi qua fa z2 quadro meno stavolta radical 2 z2 più 1 uguale
uguale 1 fratto i radica 2, z2 quadro qua meno i, poi qua questo è meno 1 più i per radica 2 fa meno 1 più i, quindi fa più 1 meno i più 1, quindi qua mi viene 1 fratto i radica 2 per 2i, 2i radica 2 per 1 meno 1. Allora, quindi quando vado a fare la somma di questi residui, la somma di questi residui fa vabbè, pi greco, insomma sono tutti pi greco i davanti, qua c'è pi greco i, poi fratto 2i radica 2, poi qua c'è 1 fratto 1 meno i, quello di prima, 1 fratto 1 più i più 1 fratto 1 meno i, quindi 1 meno i più 1 più i, questo fa allora, intanto la i, qua se ne va, quindi qua viene pi greco più 2 radica 2 per 1 meno i più 1 più i fa 2, e sotto pure viene 2, 2 2 se ne va, qua viene 1 meno i al numeratore più 1 più i meno i e più i se ne va, 1 più 1 fa 2, numeratore. Al denominatore viene 1 meno i per 1 più i che fa 1 più 1 che fa 2, e quindi alla fine rimane pi greco su 2 radica 2. Torna bene o male, sì, a parte che diciamo questo lo devo fare domani a conclusione del corso di analisi, e quindi ho fatto tante volte, quindi pi greco su 2 radica 2, se vi ricordate ho fatto pure voi, solo che allora ci vuole, cioè dipende. Là ci vogliono 20 minuti o mezz'ora, qua ci vuole un po' di meno, un conto un po' più leggero, però poi deve aver fatto prima i posti anche te. Se no. Ecco, questo è uno. Andiamone a fare un altro, anzi altri due, che poi ci sono fare altri due insieme, che si chiamano integrati Fresnel. Sempre integrale da 0 più infinito di seno quadro di x, ovviamente farebbe più infinito, seno di x quadro di x, seno di x quadro. La domanda questa funzione è sommabile? Secondo voi è sommabile questa funzione? Sommabile significa che il valore assoluto deve essere integrabile con integrale finita. E la risposta è evidentemente questa funzione tende a zero per cosa fa? Oscilla tra meno 1. Allora, quando prendete il valore assoluto oscillerà anche se non ha un periodo, perché questo oscilla sempre più velocemente mentre andate verso l'infinito, però oscillerà tra 2 e 2, tra 0 e 1. Allora, quando oscilla, cioè i pezzi che fanno così, no? Eh beh, basta che sotto ci metti dei triangolini, no? Ogni triangolino, anche se non, questi triangolini, poi bisogna vedere se la funzione è concava, ma anche se non lo hai in quell'intervallo, puoi mettere un triangolino più piccolo, basta che ci metti dei triangolini,
di altezza 1 e di base che va come diciamo pezzettino. Beh, alla fine la somma delle aree di questi triangolini che è la somma delle basi dell'altezza, ma la somma delle basi è paragonabile all'intervallo di integrazione, anche se diciamo se non fosse tutto l'intervallo di integrazione, anche se fosse la metà, metà di questo più metà di questo più metà di questo fa la metà di tutto l'intervallo di integrazione di 0r, la metà di 0r fa r mezzi, r mezzi per 1 fa 1, diviso 2 fa r quarti e va infinito. È evidente che in qualche modo questa funzione non è sommabile. Però qua bisogna andare alla definizione di integrale generalizzata di analisi 1. Come si fa l'integrale generalizzata di analisi 1? Chi è questo? Questo per definizione è il limite per r che tende al infinito dell'integrale da 0 a r di seno di x quadro. Questo qua esiste? Questo esiste sì, perché esiste? Vediamo se lo sapete giustificare, non voglio una dimostrazione perfetta, ma insomma. Ripeto, come è fatto il grafico di questa funzione? È una cosa fatta così. Cioè questa qua oscilla più frequentemente, diciamo, perché questa non ha un periodo, no? Perché se io, quando è che seno di squadro uguale a seno di x' quadro? Quando x' quadro meno x quadro è uguale a k π greco, quindi a π greco, 2π greco, 3π greco, e che non mi dà un incremento costante della x, chiaro? Però proprio per allora, secondo voi, qua ci saranno tanti integrali positivi e negativi. Secondo voi è più grande questo integrale positivo in valore assoluto o questo negativo? Perché? Perché quest'altro è un po' più schiacciato. Poi questo e questo. Cioè questo sarà più piccolo di questo in valore assoluto. Poi questo sarà più piccolo di questo e così via. Quindi quando li vado a sommare tutti questi integrali, come sono fatti? Su ogni pezzetto dove il segno di quella funzione è costante. Sono tanti, esattamente, mi dà una serie di Leibniz, cioè mi dà un pezzetto, poi un'altra area negativa più piccola della prima, poi ci devo sommare una terza area positiva più piccola delle prime due, e così via. Meno la 4, più la 5. Quindi una serie di Leibniz che fa? Converge. E quindi questa integrale converge. Mo' si tratta di integrare. È mica facile. Se lo facciamo con analisi reale, buonanotte, cioè con analisi, questo facciamo analisi complessa. Allora, qual è la funzione ausiliaria f che voglio prendere e alla i zeta, perché voglio prendere e alla i zeta quadro? Perché se la integro, se la vado a integrare, un pezzo non la voglio integrare, è sul solito cammino tra 0 e r, sul solito segmento, ok? Ma se la integro tra 0 ed r, questa chi è? Integrata tra 0 e r di e alla i x quadro di x, la z è uguale a x, de z è uguale a dx e x vale da 0 a 0, quindi fino a qua niente di strano. Ma chi è e alla x quadro? Questo è integrale da 0 a r del coseno di x quadro più i volte seno di x quadro, e questo per r che tende a più infinito a chi tenderà? All'integrale da 0 a più infinito del coseno di x quadro in x più di volte integrale da 0 più infinito del seno di x quadro di x. Oh.
Bene. Però innanzitutto questa qua dov'è analitica? C'ha residui? No, questa è analitica per tutto, cioè qual è la derivata di quella? 2iz per e alla iz quadro e alla iz, la derivata esponenziale esponenziale per la derivata di iz quadro che è 2z. Allora, quindi questa non già c'è. Allora dove, allora se z è uguale a rho cos theta più i sin theta, z uguale chi è? Rho quadro coseno di 2 theta più i seno di 2 theta. Ok? Perché dico questo? Perché qua abbiamo un problema, che quando io vado a cominciare a fare la mia circonferenza, perché devo chiudere questo cammino, no? Devo fare un giro da qualche parte, e fai il giro e comincio a fare un pezzo di circonferenza. Dove, fino a dove posso allungarmi? Se voglio andare lungo questa circonferenza, io voglio qualcosa il cui modulo tenda zero, no? O almeno poi voglio sfruttare il lemma di Jordan. Ma per tendere a zero, quando è che il modulo di questo tende a zero? Quando la parte reale di questo è negativa. Negativa che va a meno infinito, che il modulo è esponenziale della parte reale. E quando è che la parte reale di z quadro è negativa? Quando la parte immaginaria di z quadro è positiva. Ma quando è che la parte immaginaria di z quadro è positiva? Quando z quadro sta nel semipiano di sopra, cioè quando delta sta tra 0. Quando 2 theta sta tra 0 e pi greco. Quindi quando theta sta tra 0 e pi greco mezzo. Quindi peggio che peggio posso arrivare qua. Allora vediamo un po' che succede se mi fermo a pi greco qua. Io voglio arrivare a pi greco qua. Okay. Allora, quindi ho cancellato l'ultima cosa che mi dice. Comunque io ce l'ho, e l'integrale tra 0 e r del coseno di x quadro in dx più di volte l'integrale tra 0 e r del seno di x quadro in dx più, allora cominciamo a qual è la parametrizzazione di quest'arco di circonferenza? Questo è r per e alla i theta, questo è 0,
dove θ è compreso tra 0 e π uguale, o no? Quindi, qua devo fare l'integrale tra 0 e π quadri dell'esponenziale di 0 quadro di e è r quadro per e alla i 2 θ in d θ a no, in dz no, che dz è uguale r per e alla i teta per i dz meno, allora, chiaro questo, e alla i z uguale, z uguale è r uguale per e alla i 2 teta. Poi devo fare dz, chi è dz? È scritto qua. Questo è z, dz, devo derivare rispetto a teta, il parametro di valorizzazione è teta, devo fare r per e alla i teta per i. Ok? R alla i teta per i. E poi devo fare meno, meno perché questo qua, diciamo, lo parametrizzo in questo verso, ma io lo devo percorrere nell'altro verso. Allora, qual è la parametrizzazione di questo? La parametrizzazione di questo è t, perché t stavolta è un modulo, per e alla i π quadri. Ok? O se preferite e alla i π quadri è 1 più isola di π. Ok? Per t compreso tra 0 e r, quindi qua c'ho meno integrale tra 0 ed r e alla i, che ci devo mettere qua? Z quadro, quando fa z quadro? Fa t quadro per e alla i π mezzi, e alla i π mezzi fa i, quindi qua viene i quadro t quadro. Se preferite i quadri fa meno 1, quindi è la meno 1. Poi devo fare dz, ma chi è dz? È e alla i π quadri dt, che è la costante z è uguale a questo qua, questo è z, eh? Dz è uguale a questa costante per dt. Va bene, allora adesso, quando r va a infinito, questo va all'integrale da 0 più infinito di coseno quadro, coseno quadro, questo tende ai rotti integrale da 0 più infinito seno di quadro di x. Tutto questo tenderà, secondo voi? Allora, il punto fondamentale sarà che questo è da 0. E questo a chi tende? E questo è facile. Allora, questo tende a integrare da 0 e più infinito di e alla meno t quadro. Ma se vi ricordate, e alla meno t quadro tra meno infinito e più infinito faceva π, radice di π. Quindi questo qua tende a meno e alla y quarti, quindi 1 più i sul radical 2, per radical y mezzi. Ok? Ora, perché questo tende a 0? Allora, e qua sostanzialmente dobbiamo applicare il lemma di Jordan.
vediamo se riusciamo a applicarlo in una maniera pulita. Noi se io chiamo teta uguale S quarti, se teta lo chiamo S quarti, questo integrale si integra di variabile reale. Allora, teta varia, quindi S uguale 4 teta. Questo diventa l'integrale tra 0 e Y. Ok? Di che cosa? Di E alla I R quadro per E alla I S mezzi. Per E alla I S quarti in DS per quarti. Vediamo un po'. Allora, noi che cosa volevamo? Volevamo che il manco così il pulito proprio, perché quel lemma ci diceva che l'integrale di f di z per e alla z, dove nel semipiano positivo, dove f di z però semplicemente andava a zero in modulo sul questo ci diceva che l'integrale tendeva a zero. Ok? Ora qua manco proprio va bene. Si può fare qualcosa però. Allora, su, facciamoci intanto la stima del modulo di questo. Modulo di questo, e alla i r quadro e alla i 2 teta per r per e alla i teta ed e quanto fa? È sulla pista teta, ok? Quanto fa? Allora, il modulo di questo fa 1, da questo si può togliere, ok? Qua devo fare l'esponenziale della parte reale di questo. Allora, poi c'è una R per l'esponenziale della parte reale di I R quadro per E alla I 2 teta, o no? Questo è il modulo. Questo fa 1, questo fa R, poi c'è il modulo di questo. Ok? Ma l'esponenziale di un numero complesso, il suo modulo è l'esponenziale della parte reale. E qua devo fare la parte reale di questo. Ma questo chi è? È coseno di 2 teta, che però moltiplico per il numero immaginario, quindi non mi dà problemi. Quindi è R per l'esponenziale. Poi i seno di 2 teta, quindi qua viene l'esponenziale di meno, perché i verifica meno 1, r quadro per seno di 2 teta. Ok? Ok. Quindi lasciate perdere lemmi di Jordan, di quello che volete voi, ce lo dimostriamo a mano, che tende a zero. Perché? Allora, chiaramente R è maggiore o uguale di 0, quindi diciamo che
questo è, questo esponenziale è minore o uguale di 1, quindi questo è minore o uguale di r, va bene? Allora tu dici però r va infinito, e vabbè, basta che tu integri su un insieme che è più, diciamo, che va a 0 più velocemente. Per esempio indica, integra tra 0 e 1 su r alla 3/5. Quando integri tra 0 e 1 su r alla 3/5, qua lo maggiori con r per r diviso r alla 3/5, quindi r se ne va, rimane la radice di r sotto, tende a 0. Lo scrivo qua. Io devo maggiorare, devo maggiorare l'integrale tra 0 e pi greco quarti del modulo di f di z, diciamo di in deleta, f di z va dentro su quel percorso, quindi è la minore uguale dell'integrale tra 0 e pi greco quarti di r per l'esponenziale di meno r quadro seno di 2 teta. Ok? Allora cosa faccio? Faccio l'integrale tra 0 e 1 su r alla 3/5. Allora, questo è minore di 1, perché questo comunque tra 0 e pi greco quarti, 2 teta è compreso tra 0 e pi greco mezzi, seno è positivo, questo è positivo, meno questo è negativo, l'esponenziale di un numero negativo è meno uguale di 1. Di r in teta. E quindi questo qua è minore o uguale di 1 sulla radice di r, più l'integrale tra 0 e 1 su r alla 3/5. Qua come posso maggiorare? Qua posso dire che ho r per l'esponenziale di meno, e adesso r quadro è, scusate, qua devo andare da 1 su r alla 3/5 a 1. Allora, quando seno di 2 teta è sicuramente maggiore di teta, per teta piccola, no? Per, vabbè, seno di 2 teta tra 0 e pi greco quarti, questo è maggiore di teta mezza. Quella è la stessa disuguaglianza che ho fatto alle maggiori. Ok? Allora, quindi, se qua ci metto teta, chi è teta? Teta a sua volta è maggiore di 1 su r alla 3/5, e quindi questo diviso questo è minore di questo. Ok? Quindi in tutta questa quantità qua è minore o uguale, questo è minore o uguale di 1, intervallo di integrazione, scusate, meno uguale di pi greco quarti per r per l'esponenziale di meno la radice di r, qua è uguale a r alla 3/5 alla radice di r, e questo è un limite notevole che tende a 0. Perché questo sarebbe il tenere più di niente. Non ho trovato un modo più veloce di farlo. Comunque, si integrale qua tende a 0. Qual è la conseguenza netta di tutto ciò? La conseguenza netta di tutto ciò è quando fa la somma di tutti questi integrali, la funzione era rana litiga. Aveva dei residui, no, non c'era niente, quindi integrato a 0, integrato a un giorno morfo, un cammino chiuso fa 0. Quindi questo più questo meno questo fa 0. Allora,
quello più quello è uguale a 1 più i su radice da 2 per radice di y mezzi. Quindi che vuol dire? Che i due integrali sono uguali. Integrale da 0 più i del coseno di squadra dx è uguale a integrale da 0 più i del seno di squadra dx uguale a radice di pi greco, allora radice di pi greco mezzi per mezzo, radica pi greco mezzi per mezzo, portando a destra positivi, diventa così, ok? E quindi questo è una valutazione di questi due integrali. Allora, stacchiamo 5 minuti.